Il nuovo mercato di Porto Allegro è un flop senza precedenti. Il bilancio a 6 mesi parla chiaro. Non va bene per niente. Ci hanno messo qui con la scusa del filobus. Il filobus non passa e noi siamo rimasti fregati perché le promesse non le hanno mantenute. Le piaceva di più l'Europa? Beh, certo. Più comodo, più vicino. È sicuramente comodo per i parcheggi e per noi ambulanti, però l'affluenza purtroppo è minima. Abito lontano, prima via l'Europa ci potevo andare a piedi, qua invece è impossibile. Mi deve accompagnare mio marito, allora non mi piace molto. Le persone anziane non arrivano qui a piedi, è troppo lontano. I servizi pubblici sono inadeguati. Il bus elettrico che doveva decollare non sappiamo che fine ha fatto, per che cosa, dove è andato a finire. Quindi la motivazione dello spostamento da Viale Europa a qua, noi non abbiamo capito a che cosa serve e perché serve. Là era meglio perché se ti dimenticavi di qualcosa, guardavi e la trovavi. E le poche voci fuori dal coro comunque evidenziano criticità. E soprattutto per le persone anziane, per chi non ha la macchina, e, diciamo, per loro è un disagio. Sì. Va da sé che ritornare in Viale Europa è impossibile non solo per il progetto del passaggio del bus elettrico, la Via Verde, che ad ogni buon conto ad oggi non c'è, come hanno ricordato commercianti e residenti, ma se si deve cercare un'alternativa che sia in linea con la storia del mercato di Montesilvano. La soluzione alternativa ad oggi mi sembra l'unica obiettivamente che potrebbe mettere d'accordo sia la popolazione, cioè l'utenza, diciamo, e i commercianti, sarebbe quella di collocarla all'interno del parcheggio di via Michetti, tra via Michetti, via Boccaccio e viale Europa, dietro, per intenderci, l'ex Fea. Perfetto, l'ex Fea, dove tra l'altro anni e anni fa c'era di fatto il mercato comunale. La potrebbe dare anche rinvigorire, diciamo, anche questi commercianti della nazionale, che purtroppo oggi sono oggetti di lavori di riqualificazione che probabilmente porterà solo danno, e quindi potrebbe essere anche un motivo per dar loro una speranza diversa.